Salve a tutti gli amici di News Formula 1, vi raccontiamo l'esito delle qualifiche del Gran Premio di Germania, corse sul tracciato di Hockenheim, ed è stata una qualifica tutta d'argento, tutta Mercedes, con Lewis Hamilton che in 1:11,7 ha conquistato l'87esima pole della carriera, la quarta di quest'anno, eguagliando Bottas, e sono loro gli uomini con più pole quest'anno. Poteva essere, visto il risultato delle libere di ieri, delle libere di stamattina, la grande giornata delle Ferrari, e invece è stato un autentico disastro, la peggior qualifica dell'anno e una delle peggiori da molto tempo, perché Leclerc ha chiuso decimo, Vettel ultimo. La causa di tutto ciò sono stati dei clamorosi problemi di affidabilità sulla SF90, che sembrava la macchina da battere. Leclerc aveva la possibilità di ottenere la terza pole in carriera e invece lui non è potuto scendere in pista nel Q3 a causa di un problema alla pompa del carburante, e invece un problema al turbo sembra quello che ha riguardato la vettura di Vettel, dunque un vero e proprio disastro. Vettel addirittura in Q1, quindi scatterà ancora più indietro. Una vera disfatta quella del cavallino, in una pista dove sembrava andare davvero forte la macchina, un po' come in Austria. In Austria c'era stato il problema per Vettel in qualifica, mentre Leclerc aveva fatto la pole, e qui invece tutti e due i piloti colpiti dalla sfortuna. Ma non solo sfortuna, perché quando si lavora male succedono queste cose. In prima fila però non c'è un'altra Mercedes, ma c'è la Red Bull di un grandissimo Verstappen, che si è tenuto dietro un deludente Bottas, e dunque sarà da tenere assolutamente d'occhio Verstappen, perché sul passo gara, lo sappiamo, la Red Bull va sempre forte. Bisognerà appunto però fare i conti con il meteo, come hanno detto tutti e tre i piloti in conferenza stampa, perché è prevista pioggia, è vero, era prevista anche oggi con temperature molto molto più basse, e invece è stato caldo, meno di ieri, ma non si è vista assolutamente la pioggia. In quarta posizione Gasly, vicinissimo a Verstappen, una qualifica positiva per lui dopo l'erroraccio di ieri, l'incidente, ma quinto da sottolineare uno strepitoso Raikkonen con un Alfa Romeo Racing velocissima. Quinto Kimi Raikkonen, mentre Giovinazzi è stato un po' più in sofferenza, ha chiuso 11°, eliminato per pochissimo da Perez nel Q2. Una qualifica dunque deludente per la Ferrari e eccellente per la Mercedes, che può allungare ancora una volta nei mondiali con la rossa, che rischia di veder ridotto il gap nella classifica costruttori sulla Red Bull, perché potrebbe avvicinarsi molto alla Red Bull domani. Però ricordiamo, può esserci la variabile impazzita del medio e tutto può succedere, ma sicuramente non è quello che ci si aspettava in casa Ferrari. Per il momento è tutto, e noi ci sentiamo domani per raccontarvi l'esito del Gran Premio di Germania. Un saluto a tutti.